Raymond. Sei tu, non è vero? La BSAA. Un po' troppo tardi. Che diavolo ci fa la FBC qui? Rispondimi, Raymond! Non sono tenuto a risponderti. Non hai alcuna autorità su questo. Non è il momento di litigare, dobbiamo... Lascia perdere. Non sapete neanche perché siete qui o chi combattete. Raymond! Fermo dove sei. Non cambierà niente se non vi sporcate le mani. E così anche la FBC è sulla nave. Che sta succedendo? Stiamo agendo la cieca. Dobbiamo esplorare la nave per trovare delle risposte. Non che l'idea mi riempie di gioia. Oltre il salone dovrebbe esserci una sala comunicazioni d'emergenza. Come lo conosci? Lavoravamo insieme.
Sì, che è una nave da crociera. Questo salone sembra un teatro. Questa sala di comunicazione di emergenza. Questo è
lasciato un biglietto qui. Il ponte di passeggiata è accanto al salone. Andiamo. Non sarà difficile. E non abbiamo trovato nessun superstite. Chiamata d'emergenza.
la chiave della sala comunicazioni d'emergenza? Questa fogna è infestata di mostri. Raymond! A quanto pare siamo tutti in ritardo. Di che diavolo parli? Creature ignoranti che ancora non ci conoscono. Ehi, voi due! Guardate! Nuovo occhio rinnovelli, disperato volore delle colpe. Già pur pensando... Il nostro amico mascherato. Ma se le mie parole esserti insieme, che frutti infami al traditor Chiroto, parlarmi e lacrimar vedrai insieme. Io non so chi tu sei, né per che modo venuto sei quaggiù. Il mondo è nelle nostre mani. Questo è il virus Tiebis e abbiamo i mesi per infettare un quinto delle riserve idriche della Terra. Trasforma i piccoli in squali. Shh, taci. Anche un bambino capirebbe cosa sta per succedere. Noi siamo la Velta, portatori di vendetta dagli abissi dell'inferno. Così è questo il nostro uomo. Sapevo che era della Velta. Lasciate ogni speranza, o voi che entrate. Lasciate ogni speranza. È un verso di Dante. Mandate una squadra al Valkoinen Mokki. Cerchi un collegamento con la nave, O'Brien. Sì, ricevuto. Manderò Quint e Kate. Cosa? Voi due, preparatevi ad andare. No, io odio la neve. È lei che odia te. Scoprite tutto il possibile sulla Velta. Pensavo che il Mediterraneo fosse come un grande lago. Sì, paziente. Trovare una nave in mare è come trovare un ago in un pagliaio. Ma davvero? Questo non risolve il nostro problema. Ehi, ma mi stai ascoltando? Ti troveremo, Gilla. Te lo prometto.